In pochi minuti, grazie a Enrico Brignano, alla sua bravura abbiamo fatto proprio il giro dell'Italia con i dialetti. Buongiorno maestro Campagnoli, buongiorno, come Serena. Stai? Bene, tu? Bene, felice di vederti ogni anche mattina, felice di stare con voi che ci ascoltate, ci state veramente regalando degli ascolti bellissimi, siamo felici e vi ringraziamo di cuore. Gigi Marzullo, buongiorno. Buongiorno. Arrivato. Sei pronto? Arrivato. Sei sempre... Questo che vestito è? Cosa rappresenta? L'estate, l'inverno, la primavera? Cosa rappresenta? Ma a me piace giocare anche con la moda, Gigi, vedo che sì. Tu apprezzi però. Moltissimo. Sottolinei, ogni volta che ti piace un abito me lo dici. È bello, questo grazie. È bello, poi ti sta bene. Grazie, tutto made in Italy e noi siamo felici di parlare delle Giovanna, eccellenze. Giovanna, l'ispettrice di studio, è tornata. È andata a Napoli, nella tua città. Ecco, Napoli. Ha messo qualche chilo perché era troppo male. Perché ha mangiato bene a Napoli, tra pizze, sfogliatelle, arancini. Ecco, allora, stamattina il dialetto, noi parleremo dei dialetti. E verrà a trovarci una professoressa che tu conosci molto bene. Benissimo. Perché la professoressa Valeria Della Valle, linguista e accademica della Crusca. Buongiorno e benvenuta. E poi un amico di tutti noi, un bravissimo attore e comico. Buongiorno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Gianfranco Fino. Avanti, scusate, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. È collegato con noi da Sapri, in provincia di Salerno, la sicilianissima Francesca Lotta, che è stata qui da noi e che siamo felici di salutare anche questa mattina. Buongiorno Francesca. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, ti vedo in un posto bellissimo, sei in vacanza o sei al lavoro? No, ieri sera abbiamo fatto un concerto con Mimmo Cavallo, scusami quando si sente ritorno, però ed è una serata dedicata a Mia Martini, molto molto bella. Pensa che abbiamo cantato fino all'una e non riuscivamo a smettere. Ma che bello sapere che cioè, le persone hanno voglia, no, di cantare, di ascoltare la musica dal vivo, il teatro, in questo momento ci fa veramente sì. Bene al cuore, quindi complimenti. Io partirei subito dalla professoressa. Hanno cantato in italiano ovviamente. Certo, in italiano. In dialetto. No, perché dopo parleremo con Francesca allora, che lei ha fatto uno spettacolo in dialetto siciliano. Un disco, Anima Mediterranea. Ecco appunto, quindi tra poco ne parleremo. Professoressa, il panorama dialettale italiano è il patrimonio linguistico più ricco e variegato d'Europa. Tra i vari dialetti sì. Italiani, oltre a quelli appartenenti alle lingue neolatine, ce ne sono molti provenienti da lingue germaniche, greche e slave. Infatti è un panorama ricchissimo, forse il più ricco dal punto di vista dialettale che si possa immaginare. E forse non tutti ricordano, quando parliamo di dialetti, che in realtà tutto ha origine dalla dominazione latina, che si era sovrapposta, diciamo così, a quelle che erano le parlate locali. E limitando il discorso a quello che è il territorio italiano, certo. Ecco, c'era una ricchezza di lingue vere e proprie, dal nord al centro al sud, dal celtico al retico, oppure scendendo verso il centro, l'etrusco, l'osco, il messapico, certo. E potremmo continuare fino al siculo, no? Prima si parlava meraviglia. Della Sicilia, ecco, ognuno parlava la propria lingua e la dominazione, la vittoria dei romani, di quel gruppo di pastori e contadini partiti dalle foci del Tevere, si è sovrapposta a quelle lingue, le quali però in un certo senso si sono vendicate perché hanno lasciato delle forti tracce sì. Che ancora oggi, quando ognuno di noi parla, può essere riconosciuta per la provenienza regionale. Professoressa Della Valle, ma può esistere una lingua che accomuna tutti i territori e allo stesso tempo il dialetto che appartiene ad un singolo territorio? No, dunque, intanto può esistere, mettiamo le cose in chiaro, può esistere, esiste la lingua nazionale, la lingua italiana. Dentro questa lingua ci sono tracce delle varie lingue che in fondo hanno contribuito a formarla. Quando parliamo di lingua nazionale, di lingua italiana, pensiamo subito a quella che è stata l'origine, cioè il toscano. Il toscano, diciamolo, dove parte. Ecco, però allora ci potremmo domandare come mai quella lingua ha vinto sulle altre.
Beh, la risposta è semplice, perché in fondo poteva vincere un'altra, anche il toscano era un dialetto, certo. Ma poteva vincere anche il siciliano con la scuola poetica siciliana. O il napoletano. Ma in realtà il toscano ha avuto tre grandi scrittori, Dante, Petrarca e Boccaccio, ed è grazie a loro che l'unificazione è avvenuta in quella direzione e con quella lingua di base. Assolutamente, ma i dialetti, i custodi dei dialetti sono i nostri nonni, no? Sono sì, le persone più grandi. I nostri nonni, i nostri bisnonni, la tradizione di ognuno di noi. Ognuno di noi avrà avuto degli avi in qualche regione esatto. italiana. E dopo di loro che cosa accadrà, professoressa? Dunque, sicuramente c'è stata una diminuzione nell'uso del dialetto, perlomeno a partire, diciamo, da dopo l'unità d'Italia e andando avanti. Questo per fortuna in favore della lingua italiana. Ma è anche bello che i dialetti rimangano come grande ricchezza e quindi come tradizione familiare, tradizione affettiva, ma non solo, tradizione poetica, cinematografica, musicale. Teatrale anche. Teatrale, brava. Ecco. I dialetti lì, potremmo dire, vanno forte ancora oggi, anche se l'uso progressivamente un po' è stato perso. Assolutamente. Gianfranco, a proposito di teatro, di tradizione teatrale, so che tu porti in giro da anni sì. spettacoli legati proprio ai dialetti. Fortunatamente è proprio che da lì che nasce la capacità che appunto riconosciamo in Enrico Brignano di poter parlare queste inflessioni, perché attenzione, quello che abbiamo sentito è un esercizio che, se vogliamo, senza salire in cattedra, non me lo posso permettere, però sono ancora un alunno, sto ancora imparando tanto e quel suono, quella ridondanza, quella cadenza, quella modalità fanno sì, come ha giustamente detto la professoressa, dico sì, bene, perfetto. La professoressa, io mi sbaglio, sì. perché alcuni professori, dottori, sì, beh, ci direi tengono. Per lei è proprio preciso. Dottori sanno, dottore, primario, sì. professore, sono diversi in tutte le cose. Lasciamo stare queste cose che poi ci complichiamo. Ecco, a proposito di dialetto barese, pugliese. Perché arriva facile, quando uno deve dire una cosa, di affidarsi, ed ecco che entro sì. in tema, al dialetto più confacente a quello stato d'animo. Certo. Se devo dire una cosa che non devo dire, faccio vabbè, ma lascia stare, che stai a dire? Esatto. Diventi, no, ma adesso torniamo un po' a quello pugliese che hai detto. Torniamo al pugliese perché dici vabbè, facciamo una cosa che ci interessa. Che... E ti viene... Con Brignano perché? Abbiamo fatto il giro dell'Italia, ma con te ci fermiamo un attimo sì, in Puglia. Sì, infatti prego. Guardiamo Banfi e Arbore, guardiamoli. Barlette, barlette, un po' piccolette. Ci son le don che vanno a spas, clamontore, la bicicletta è uguale. Barlette, barlette, vicina Molfetta. E c'è sta pur nu monopolio di sigarette. C'è stan lì l'ambaciun, la soppressata fetta. Si fa la barba ai vecchietti, una la mette. Barlette, barlette, ci vuol due forchette. Si può mangiare la cime de rap con l'orecchietto. Ci sta una bella arietta, la notte fa fresche, fatta nu viaggetto, pa, barlette, barlette. Casa. Che coppia! Ecco, guarda, so che tu sei molto legato a Banfi, lo conoscevi quando eri bambino. Da quando lui era ancora giovane, faceva il grande successo con Canale 5 e arrivavano i soldoni importanti, infatti si presentò con la Jaguar, mi ricordo, la Jaguar rossa, e c'erano i bambini piccoli. Ecco, cioè, quindi è un legame che insomma, che va oltre tutto. Io lo conosco da quando parlavo normale. Che facevo, io questa cosa. Invece adesso un po' più invecchietto, giustamente. Francesca, ci sei ancora? Ci sono e sto seguendo con veramente con molta attenzione. Francesca, tu hai dedicato al tuo papà, quando se n'è andato, un album di canzoni tradizionali, appunto, come ci accennavi prima, Anima Mediterranea. Sì.
Ecco, sia in napoletano che in siciliano. Sì, questo disco era un disco che dovevamo fare insieme con papà, però purtroppo papà è scomparso giovanissimo, subito era tenore al Teatro Massimo, non siamo riusciti a farlo insieme, ma io volevo dedicargli questo disco e ho scritto questa canzone in siciliano, Amore mio, dedicata a papà, ma anche nel nuovo disco ci sarà un brano che si chiama Vastasa, dove suonerà Giovanni Sollima, che è il grande violoncellista più famoso del mondo, e Alfio Antico, suonerà Le Tamor. Ma se ci dovessi accennare una frase di questa canzone. Se ci dovessi accennare una frase in siciliano, appunto. Del nuovo disco facciamo una. Sì, se vuoi, quello che vuoi. Allora, facciamo una cosa che cantano tutti. Sì. Tra la lalleru, 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 fuvi curiosi in cibo si spiari. Faccio veloce. E già mi rispondio con graduluri. Morire senza tocco di campani. Lalalero, lalero, lalero, lalero. Che bello, anche qui si canta, qui in studio. C'è Gianfranco anche che accenna. A professoressa della Valle, ma il dialetto finirà mai, morirà mai o ha una vita eterna? Il dialetto? Non morirà mai. Finirà mai o avrà una vita eterna? No, si indebolirà nella conoscenza e nell'uso, però c'è anche un fenomeno in controtendenza. I giovani oggi hanno in un certo senso riscoperto il dialetto, perché appunto a fini espressivi o anche comici, il dialetto è molto utile. Nei social cosiddetti il dialetto è molto usato ed è molto usato quindi anche nella scrittura. Il dialetto è difficile da scrivere, no? Perché ci sono regole che non conosciamo o che conosciamo poco. Allora ecco che se da una parte c'è una diminuzione generale, dall'altra in una serie di situazioni, per esempio appunto quella della volontà della comicità, oppure dicevamo dell'uso teatrale, ecco che il dialetto tiene. Certamente però, ricordiamolo, questo è importante, noi abbiamo raggiunto l'uso complessivo di una lingua comune, lingua italiana, dopo molte fatiche, perché non è stato semplice. Pensiamo al fatto che ancora all'epoca dell'Unità d'Italia la maggior parte degli italiani erano analfabeti. Quindi importantissimo che la nostra unità, la nostra identità si riconosca nella lingua italiana, ma senza perdere, come talvolta è stato fatto, insomma, non posso non ricordare che durante il fascismo il dialetto è stato combattuto, è stato eliminato dalla scuola italiana, ne abbiamo tutti scontato le conseguenze. Il dialetto come le lingue, ecco, come le lingue come sono state lingue, tenute. Ma soprattutto il dialetto, perché il dialetto era un po' l'identità locale, no? E quindi contro questo si voleva combattere. Per fortuna oggi questo atteggiamento non c'è più, tant'è vero che chi parla in pubblico, che sia un politico o un intellettuale, oggi non nasconde più l'inflessione, quel tipo di pronuncia. Anzi, diciamo, fa simpatia, avvicina, ecco, no? Addirittura avvicina immediatamente, perché siamo portati a dire, ma lei allora è napoletana. E allora, siccome io sono napoletana, mi piacerebbe proprio dire questa, Gianfranco Fino. Perché so che tu sei molto appassionato di Totò e lo imiti molto bene. Allora, e diciamo qualcosa prima di annunciare subito, questo RVM che ci fa. Il dialetto è un codice. E quindi se io devo dire qualcosa a un amico e di fronte ho una persona di un'altra regione, posso fare un accenno alla cosa dialettale, lui potrebbe non capirla, quindi serve anche essere celati vero. Alcuni versi, per altri versi invece, proprio perché sono versi, non si può fare in maniere diverse. Guardiamocelo, prima di chiudere questo spazio incredibile, guardiamo Totò, come facciamo a non vedere lui. La famosa battuta di quella macchina abbandonata, famosissima, ormai detta, c'era scritto vendesi, che era un catorcio,
telefonare ore pasti, no? E quello c'è scritto magna pure tranquillo, nel senso che era, ma sono, cioè questo è molto famoso, no, ma non è mia, cioè la sintesi, ecco. C'è la sintesi. È un ma anche proprio slang. Molto gerundio, molto... Gerundio, il gerundio è tutto quello che finisce in ando. Ando vai, per esempio. Gerundio. Quella... Moto al luogo. Ando. Ando vai. Poi c'è dando. Sempre gerundio, ma è dando... Vieni, moto. Sarebbe moto da luogo. Dando, vieni. Dando, vieni. Poi c'è, volendo insistere, se mi piace, indo. Ah, indo. Indo stai, stato in luogo. Era beh, ovviamente Gigi Proietti e non Totò, questo è chiaro. Totò si è rifiutato. Totò si è rifiutato e ha detto prendete Proietti. Avevo l'impegno. Grazie veramente per essere stati con noi. Voi. Grazie professoressa, grazie Gianfranco Fino. Grazie so che voi. Hai tantissimi progetti e ti facciamo i nostri in bocca al lupo perché te lo meriti.